Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Oggi parliamo di un fumetto americano, ovvero il volume Second Coming, L'Avvento, edito da Cosmo nella solita etichetta Cosmo Comics, e un fumetto di Mark Russell con i disegni di Richard Pace. Parlando rapidamente degli autori, Mark Russell è un autore piuttosto prolifico, ultimamente ha lavorato un sacco in DC, dove si è occupato di personaggi decisamente sui generis. Sua infatti l'interpretazione più recente di Prez, il giovane presidente degli Stati Uniti, ma anche dei Flintstones, di Svicolone e dei Wonder Twins, quei due gemelli strani che apparivano nelle avventure televisive della Justice League. Ha poi lavorato anche a vari altri personaggi, ma solo con storie brevi. Da Superman a Sinestro, passando per Lex Luthor, e anche alla serie Red Sonja per Dynamite. Per quanto riguarda invece il disegnatore Richard Pace, o Pace, non ho idea delle sue origini, diciamo Pace, è attivo fin dai primi anni 90, ha disegnato un po' di tutto, da Wolverine a Johnny Blaze, passando per i New Warriors, anche se devo dire che non trovo suoi fumetti recenti, a parte alcune storie su Conan per Dark Horse nel 2012 e appunto questa miniserie Second Coming. Le copertine invece sono di Amanda Conner, nonostante per qualche motivo la copertina del volume all'interno venga indicata come di Richard Pace stesso. Ora, in effetti è così nella versione americana, l'ho trovata su Amazon, ma nella versione italiana hanno utilizzato semplicemente la copertina del primo numero. Comunque, di cosa parla Second Coming? Come potreste intuire dalla copertina, abbiamo un supereroe e Gesù. Fumetto decisamente sul blasfemo, inizia dalla Genesi, la Genesi del mondo con Adamo, Eva e un dio piuttosto iracondo. Nel primo capitolo seguiremo infatti la storia dell'umanità dalle origini fino fondamentalmente alla crocifissione di Gesù. A quel punto Dio non sarà particolarmente felice e lo metterà in castigo in paradiso. Il punto di svolta della trama è quando nel presente vedremo un supereroe, appunto Sunstar, un vero e proprio epigono di Superman, non solo come poteri, ma anche come origini e come backstory. È fidanzato con una giornalista d'assalto, a cui Dio stesso affiderà Gesù tornato sulla Terra. Il primo capitolo, devo dire che mi ha decisamente impressionato positivamente. Una vena divertente di blasfemia, personaggi ben scritti, simpatici. Mi aspettavo che sinceramente l'opera continuasse su questa falsa riga, e invece devo dire che andando avanti nella lettura, secondo me si è un po' perso. Quello che ho visto, sinceramente, è una certa insicurezza su come far procedere la storia. La sensazione a mente fredda che mi dà è che forse l'autore non avesse bene idea se questa fosse una miniserie o una serie regolare. L'impressione è proprio che i capitoli siano piuttosto scollegati l'uno dall'altro e che si sia cercato in un certo modo di rallentare l'azione, tra virgolette, inserire comprimari, come se fosse una vera e propria serie di lunga durata. Ora, mettiamoci tutti gli imprevisti del caso, nel senso che la miniserie è finita a gennaio 2020, quindi immagino che anche volendo proseguirla con il Covid non era proprio un'idea percorribile, e può benissimo essere che prima o poi esca effettivamente un seguito. In ogni caso, il problema che ho riscontrato è proprio questo. I temi sono altalenanti. La vena estremamente blasfema dell'inizio viene piano piano persa. Sì, ok, Dio resta questo strano signore di mezz'età piuttosto iracondo e decisamente poco amorevole come padre celeste. Viene introdotto ovviamente anche Lucifero, i cui piani sono abbastanza poco chiari, ma la cosa che davvero mi ha lasciato più titubante nella lettura è che mi sembra proprio non si sappia dove si vuole andare a parare. Ad un certo punto sembra quasi che il fumetto faccia la morale, effettivamente, alla Chiesa Cattolica, che ci sta tranquillamente. Però anche lì, boh, si passa da messaggi seri, come il fatto che il messaggio di Gesù sia stato fondamentalmente male interpretato o, peggio ancora, utilizzato colpevolmente per far passare cose che non c'entravano nulla, avendo quindi un approccio quasi serio alla questione, per poi tornare a mandare tutto in vacca e poi ricambiare idea nuovamente. Questa cosa sinceramente mi ha lasciato un po' freddino e non riesco ad approvare totalmente il volume. Quindi vale la pena leggerlo? Sinceramente non lo so. Parliamone chiaramente. I disegni sono molto buoni, mi sono piaciuti, ho trovato estremamente figo il fatto che, a seconda di quello che stanno raccontando, l'impatto grafico cambia molto, anche grazie al fatto che in teoria le scene più supereroistiche sono inchiostrate da Leonard Kirk, mentre le scene che hanno come protagonista Gesù dovrebbero invece avere le chine direttamente del disegnatore, Richard Pace.
bis. Sotto questo punto di vista, niente da dire. Il problema, come ho detto, restano i testi, che sono un po', definirei quasi schizofrenici, a mio parere. Quindi, considerato anche il fatto che è un volume da 19,90€, sinceramente non so quanto mi senta di consigliarlo. Quantomeno a scatola chiusa, quello che vi suggerisco sicuramente di fare, eventualmente, è dargli un'occhiata in fumetteria, giusto per farvi un'idea se può essere di vostro gradimento o no. E se fosse stato tutto come il primo capitolo, ve lo avrei letteralmente lanciato dietro, perché l'inizio della storia è davvero una delle cose più divertenti che ho letto ultimamente. Poi, per carità, se siete molto poco cristiani e vi diverte l'idea di vedere Superman a contatto con Gesù, ci sta al 100%. Però, per il lettore generalista, diciamo che non è proprio una cosa che vi consiglio di seguire, soprattutto in questa edizione così costosa. La versione americana costa più o meno lo stesso anche su Amazon, giusto un 50 centesimi meno, e quindi non vale la pena. Per cui, sinceramente, vi suggerirei di passare oltre e leggervi altre cose blasfemine che si trovano in giro. Una su tutte, la riedizione di Preacher che Panini sta facendo, che è sicuramente un fumetto di un livello superiore a questo. Quindi, direi che con questo, grosso modo, è tutto. Ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che ho aperto un canale Telegram, mi danno una notifica ogni volta che esce un video nuovo, che sono online o che faccio qualcosa. Un gruppo Telegram in cui parliamo di fumetti tutti insieme, trovate tutto in descrizione. In più trovate anche la mia pagina Instagram, il mio canale Twitch su cui faccio live al momento alle 18 tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica alle 21 Monte de Gumpla. Ma in ogni caso noi ci vediamo al prossimo video.